Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti all'ultimo live della settimana che come sempre va a vedere, mira a vedere che cosa caspita vuole combinare Bitcoin. Io non lo so se qualcuno di voi l'ha capito, è un po' indeciso secondo me e quindi insomma vale la pena come sempre aggiornare le nostre analisi e vedere un po' che succede. Delineare scenari, vedere le possibilità, vedere come muoversi in ognuno di questi scenari, insomma un po' quello che vi ho detto anche stamattina nel post su Facebook quando ho ribadito quello che è il ruolo del trader, che non è quello di fare le previsioni. Spero che ormai tutti voi lo sappiate, lo abbiate capito. Se mi seguite, mi auguro che abbiate un po' capito, no, la filosofia che c'è dietro al trading. Non vaneggiare su previsioni sul futuro, robe del genere, ma semplicemente aprire scenari, possibilità, gestire il rischio in ognuno di essi e avere ben chiara tutta la situazione. Al di là del grafico, come sempre, andremo a dare un'occhiata, un po' di notizie, cose che succedono, risponderò alle vostre domande, quindi mi raccomando, siate sul pezzissimo perché voglio che voi siate i protagonisti. Oggi non ho trovato particolari notizie da sottoporvi e quindi, giusto per riempire un po' questa parte iniziale con qualcosa che magari vi può incuriosire e qualcosa che potreste non conoscere, vi ho fatto un piccolo spotlight su un progetto DeFi che vi ho condiviso anche su Telegram. Sapete che ogni tanto mi guardo un po' intorno, cerco di vedere dei progetti nascenti interessanti e ve li condivido. Non ovviamente allo scopo di dirvi investiteci dentro, perché sapete bene come la penso sulle altcoin, sono io il primo a non toccarle neanche con un palo di 10 metri, però ci sono alcuni progetti molto interessanti che potrebbero far capire dove l'industria potrebbe andare a parare, dove la DeFi si sta evolvendo, dove c'è spazio per crescere e quindi poi in futuro, insomma, sapere un po' di più come muoversi. Questa piattaforma che mi ispira molto, la trovo molto interessante, si chiama Perpetual Protocol, è da un po' che ne sentivo parlare. Oggi ho avuto un attimino di tempo per studiarmela un po', è molto complicata perché il concetto che c'è dietro è quello di essere un DEX, cioè il concetto è semplice in verità, è un exchange decentralizzato che in sostanza trada i perpetual come quelli che ci sono su Binance Future, su BitMEX, su Bybit, quelli lì insomma, con il discorso del funding uguale, però in maniera decentralizzata e tra l'altro non lo fa su blockchain Ethereum, pena delle fee galattiche, ma lo fa su XDAI, che è un layer 2 di Ethereum. Ricordatevi bene che secondo me l'anno 2021 sarà l'anno dei layer 2 di Ethereum. Vedremo molta massa di transazioni spostarsi dalla main chain al layer 2. È una cosa che ho detto, nel frattempo Bitcoin dampa, me lo vedo lì dietro, adesso ci arriviamo, non fremete. È una cosa che avevo detto anche nel video dove ho parlato delle coin per il 2021, no? Le coin da seguire nel 2021. Io ho ribadito che a costo di essere noioso Ethereum, perché è sempre il protagonista nell'ambito DeFi e quant'altro, e penso che nel 2021 vedremo una migrazione di massa di transazioni sui layer 2, andando a snellire molto la chain e riportandola a una situazione gestibile, perché adesso di fatto è abbastanza a catafascio. La DeFi è semi-inutilizzata per chi muove capitali inferiori ai 10.000 dollari, perché altrimenti va a finire che ci si perde molto di più in fee di quanto si guadagna di fatto con liquidity mining e con gli altri metodi. Sono pienamente d'accordo con voi. Andare a vedere i progetti che si sviluppano sui layer 2 è molto interessante. Perpetual è uno di questi, che di fatto è un trading long short in leva fino a 10 per decentralizzato, e è bello e interessante perché i volumi movimentati sono già, adesso c'è solo Yearn, Ethereum e Bitcoin, e sono già insomma 7 più 22, caspita, si parla già di 30-40 milioni di volumi in 24 ore, che paragonato anche agli exchange centralizzati, insomma, è un risultato di tutto rispetto. E vabbè, non voglio parlarvene tecnicamente perché non vi voglio annoiare, vi volevo solo far vedere il progetto che esiste, interessante, e tra l'altro c'è il token PERP che tra gennaio e febbraio, se non ho capito male, si attiverà lo staking di questo token e quindi diventerà interessante anche dal punto di vista della tokenomics. Magari ne riparleremo in futuro. Comunque, questo giusto per farvi uno spotlight su un progetto interessante. Oggi sicuramente il protagonista sarà il grafico, perché andremo a parlare principalmente di quello, di Bitcoin e delle altcoin che si stanno comportando bene.
Abbiamo la dominance che sta dando segni effettivi di inversione di trend, l'abbiamo già visto nello scorso live, ne abbiamo già dibattuto abbastanza, ma continua lungo questa direzione. Se vedete, c'è stata una violazione della media a 30 periodi, quindi insomma sembra che ci sia l'interesse del mercato delle altcoin di sovraperformare Bitcoin in questo periodo. Adesso vediamo perché Bitcoin lo vedo un po' instabile, un po' indeciso, e quindi questo potrebbe mettere un po' di rischi, un po' di mine per terra pronte a esplodere nel caso in cui appunto ci arrivasse una botta di volatilità che va a sconquassare poi tutto il mercato. Sapete che le altcoin ci mettono poco a salire, ma ci mettono ancora meno poi a scendere, quindi magari vi fanno il 5%, domani un altro 5%, dopodomani un altro 5%, poi meno 30%, babam, in un giorno solo. Quindi è sempre meglio andarci con i piedi di piombo, sapete come la penso io sulle alt, sono estremamente prudente, anche troppo. In ogni caso, prima di arrivare all'analisi dei grafici, io parto come sempre con le vostre domande. Andiamo a vedere cosa avete da dire. Dunque, buonasera, ci fai due parole su SafePal? Io l'ho installato ma non c'è niente per fare claim, solo se faccio un deposito di altra coin posso fare il claim. Allora, in sostanza, se avete letto il mio post su Telegram, c'è SafePal, che è un produttore di hardware wallet, ma non solo, perché c'è anche l'app che funziona senza hardware wallet, è un wallet mobile di fatto, è quel, ve l'avevo anche recensito, quello piccolino che costa poco, il $40 mi pare che costi, forse meno, non ricordo neanche, è il più cheap in assoluto, ma è ottimo come qualità ed è ha dietro Binance, per farvi capire comunque la qualità e il livello del prodotto. In ogni caso, al di là dell'hardware wallet che non c'entra con questo discorso, SafePal in questo periodo, per marketing presumo, ha lanciato il suo token SFP, ha lanciato un airdrop che era mi pare 10 giorni fa il primo, che è stato fulminato nel giro di un giorno. Adesso, un paio di giorni fa se non erro, è iniziato il round 2 di questo airdrop. Per ottenerlo è sufficiente scaricare l'applicazione e poi andare a fare il claim dalla pagina Claim SFP, e ci sono alcuni piccoli task da compiere, tipo seguire su Twitter e poi degli altri legati ad altre coin con cui ha una partnership SafePal. Ad esempio c'è se tu acquisti e holdi per una settimana, mi pare 1 inch, insomma altre cose del genere, cose abbastanza semplici, e ognuno di questi task ti dà qualche token SFP. E inoltre c'è il programma referral, che se utilizzate il mio codice referral avete qualcosina in più, e ovviamente qualcosina poi torna indietro a me, e ve l'avevo condiviso su Telegram, evito di spammarvelo anche qui perché tanto insomma ve l'ho già detto una volta, ve lo potete andare a vedere di là. Liquidazioni, cosa dite? Dite che c'entrano le liquidazioni qui, perché il grafico è abbastanza pulito, nonostante sia un po' in fase laterale, perché al momento sembra una triangolazione, sembra un triangolo simmetrico, però se ci fate caso è molto regolare come grafico, tra poco lo andiamo a vedere, è abbastanza facile da leggere. Buonasera Luke, presentissimi a bomba, grandi, grandissimi, buonasera a tutti, buonasera, sempre sul pezzo. Ciao Luca, potresti consigliare una buona app per la gestione del portafoglio, magari gratis? Allora, per la gestione del portafoglio intendi, cioè che ti tiene traccia dei trade, che ti fa l'allocazione, così? Perché io in verità uso un file Excel per quello, abbastanza artigianale, ma perché ti dico, le applicazioni che ti fanno le cose in automatico le ho trovate un po' macchinose, cioè faccio più fatica paradossalmente a configurare quelle come piace a me, piuttosto che, cioè rispetto al farmi il mio file Excel e poi banalmente tirare fuori quei 2 o 3 parametri che mi interessano. Quindi io non ti so consigliare in questo, so che ci sono Delta, Blockfolio, poi cos'è che c'era? Ce n'erano altre 2 o 3, che alcune che si integravano addirittura con le piattaforme DeFi, però non mi ricordo il nome, mi pare che fossero tutte gratuite tra l'altro. Magari se qualcuno di voi della community sa consigliare qualche applicazione del genere, fatevi sotto, condividetela, grazie mille. Ciao Luca, vorrei acquistare dei token SEND per acquistare una LEND su OpenSea. Posso mandarli da Binance all'indirizzo di Ethereum del Ledger e poi visualizzarli con MetaMask? Non trovo SEND come token supportato dal Ledger. Allora, guarda, banalmente il Ledger supporta tutti gli ERC20. Magari non lo vedi direttamente da Ledger Live, ma
L'address al quale va mandato è l'address Ethereum, perché poi è da lì che vengono appunto letti, la blockchain è quella. Se poi tu devi interagire con OpenSea, con qualsiasi dApp, puoi tranquillamente farlo da MetaMask andando a collegare il ledger, o altrimenti se vuoi ti puoi fare anche direttamente un wallet da MetaMask e mandarteli lì, se tanto lo scopo è soltanto quello. Vedi tu, insomma, però è assolutamente possibile. Sono full short, e beh, full short è un po' rischioso ancora, perché ti dico, la struttura è ancora rialzista, guardate il daily abbastanza eloquente, tra l'altro il livello che sta tenendo in piedi la baracca è il cluster che abbiamo sottolineato mille volte, 32-33.000, è sempre quello lì, il livello chiave. E poi nell'intraday invece c'è quel clusterino lì, 37-37.5, che sta facendo un po' di scherzetti, e tra poco andiamo a vedere un po' come leggerlo, come vedere tutta questa situazione, è interessante. Ciao a tutti, primo live, prima domanda, innanzitutto allora benvenuto. Cash and carry, dato che i prezzi di acquisto e vendita di un perpetual e di un future sono differenti, come faccio a investire esattamente un BTC per entrambe le posizioni? L'importante è il controvalore in dollari in questo caso, non c'è tanto da guardare un BTC. Oppure la stessa cosa, comprare ad esempio 10k in una e 10k nell'altra. In quel caso il totale di BTC delle due posizioni sarebbe diverso, esatto, perché cioè il cash and carry si basa sul controvalore in dollari, quindi non ti interessa quant'è in BTC, ma ti interessa ovviamente lo spread in dollari, perché è prezzato su quello. Pertanto, sia che tu hai acquistato spot, sia che tu lo fai perp versus future, interessa il prezzo in dollari. Attenzione se usi il perp, perché c'è il funding, quindi tieni conto anche di quello. Il perp per fare cash and carry sul lungo termine forse non è proprio l'ideale. È l'ideale se hai uno spread grosso dovuto ad esempio a un pump o un dump localizzato, che poi si tende a chiudere in fretta. Ma se invece tu vuoi cavalcare uno spread fino a scadenza, forse tenderei a sconsigliarti il perp, ma ti consiglierei di più di fare spot più future, che è più organico come andamento. Ciao ragazzi, a qualcuno di voi è arrivata qualche chiamata da una fantomatica Global Trade di Torino? Mi stanno tartassando, mi sa che sono i dati persi da Ledger. Risponde un'operatrice straniera, che pizza. Guarda, no, a me no, per fortuna, ma ogni tanto mi arrivano delle chiamate moleste di trading online, trading forex, ma vuoi provare, ti incentivano, non lo so, dovrebbero essere assolutamente illegali, perché cioè noi che siamo qui magari a fare delle analisi sui grafici, condividere quello che pensiamo, dobbiamo pensare ogni volta a dire questo non è un consiglio finanziario, perché altrimenti guai se ci vede qualcuno che non deve. E invece quelli lì ti chiamano, dai vieni a fare trading online, ti regaliamo $500 di bonus, maledetti voi e chi vi ha inventato, molestissimi. Comunque probabile, perché di solito i numeri di telefono che vanno quei call center lì arrivano proprio dai data leak, magari non è proprio Ledger, è un altro, ma sempre quello è. Era una vita che non c'ero dall'inizio, grande allora, ben ritrovato. Ciao Luca, volevo chiederti, si possono tenere aperti dei futures per mesi, magari pure un anno, tipo perpetual su Binance? Costerebbe troppo? Ti rispondo intanto a questa parte. Allora, i futures, attenzione che scadono, hanno una scadenza. C'è scritta nel nome del future, di solito, solitamente è trimestrale, semestrale, annuale, dipende da come è fatto. Se tu tieni aperto il future fino alla data di scadenza, il giorno della scadenza lui matura, si dice, al prezzo spot, ovvero un contratto future, un bitcoin future, un future bitcoin ti vale un bitcoin spot, ok? E lì poi il discorso del cash and carry, che vanno a convergere e si appiana la differenza di prezzo. A volte c'è una, si chiama settlement fee su alcuni exchange, ad esempio so che su BitMEX c'era, ed è dello 0, qualcosa per cento, poco rilevante, però sappi che c'è. Mentre il perpetual, attenzione, tu in teoria lo puoi tenere aperto a oltranza, ma attenzione, perché c'è il costo del funding ogni 8 ore oppure ogni ora, dipende dall'exchange. Binance Futures lo fa ogni 8 ore, Bybit ogni 8 ore, BitMEX ogni 8 ore, FTX ogni ora, ovviamente l'entità cambia per forza di cose, e
Che dire, quindi occhio perché è imprevedibile il funding, quindi ti potrebbe andare a erodere la posizione. Io non lo terrei troppo a lungo aperto. Pensavo di applicare una strategia spot di medio-lungo termine, ma usando i futures, così da avere le leve per moltiplicare il capitale e il profitto. È una pessima idea? A proposito, ma perché su Binance non si può diminuire la leva ma solo aumentare? Allora, non è una pessima idea, però magari usa i futures allora. Cerca un future che scada più in là di quando tu vuoi chiudere la posizione e opera su quello. In questo modo puoi usare la leva, puoi marginare la posizione come ti va e non incorri nelle funding fee ogni 8 ore che altrimenti diventano un po' imprevedibili. Se si tratta di una posizione da tenere aperta, boh, 4 giorni, 3 giorni, fregatene, usa il perf. Se invece è una cosa che già potrebbe durare un mese, 2 mesi, 3 mesi, io forse andrei sul future perché appunto non incorri nella funding fee. Una domanda, le magliette le scegli prima della live per il tema del grafico o le prendi a sentimento? Non lo so, guarda, in realtà no, cioè questa ce l'ho su da stamattina e non lo so, magari indirettamente guardo il grafico e scelgo la maglietta in base a quello, ma il broccolo qui secondo me non è d'accordo col grafico. Ciao Luca, stamattina avevo già pensato di chiederti un'analisi su Link, poi oggi è successo di tutto, daresti un occhio al grafico in ogni caso? Assolutamente sì. Io ho condiviso su Telegram poco fa, se non erro, aspetta che ci vado a vedere, tac, sì, alle 16 esatte un'analisi su Link, ma con molto piacere ve la riporto anche qua, così magari la approfondiamo. In sostanza, Link si sta muovendo bene, perché se ci fate caso, allora, eccolo, ingrandiamolo per bene, sta attaccando con la giusta forza, sembra, un'area molto importante che è quell'area che vedete nasce da qua e va da 52.000 sat fino a 57.000, ok? Quest'area qui. Perché è importante? Perché è una resistenza che, come vedete, in più occasioni qua ha arginato la salita, poi è stata bucata, mai ritestata e adesso siamo al primo approccio. Okay, l'abbiamo ribucata di nuovo senza esitazione e siamo adesso al primo approccio. Se la andiamo a sovrastare, quindi se andiamo a muoverci ad avere un prezzo che supera gli 0,00057 sat, cioè Bitcoin in realtà, allora significa che l'abbiamo superata di nuovo. In questo caso è un setup che si chiama low reclaim, il recuperare uno dei vecchi livelli che ha fatto da low. In questo caso in realtà non ha fatto esattamente da low, però è come se lo fosse, perché vedete, qua non c'è nessun low di mezzo. La prima area importante che va a spezzare un po' quest'ultimo impulso del downtrend arriva proprio storicamente da qui, ok? E quindi quell'area lì funge, fa le veci di un low di fatto. Se lo andiamo a superare è il primo possibile segno di inversione, ovvero noi ci riprendiamo quest'area e poi dobbiamo vedere dove andiamo a trovare il nuovo low. Teoricamente già il recupero di quest'area è un segnale molto forte perché arriviamo da un downtrend abbastanza esasperante, se ci fate caso, e poi che poi si è esaurito con un po' di lateralità e infine la domanda sembra aver preso il sopravvento. Quello è il messaggio importante. Se così è per davvero, significa che andremo a cercare un high e un low che vanno a invertire la struttura, quindi un higher low di fatto. Una volta che io ho l'high che mi fa sperare questo, posso già prendere posizioni in maniera aggressiva. In che modo? Andando a prendere l'area di riferimento sottostante come papabile entry. Vi ricordate il discorso sul massimo rendimento potenziale che abbiamo fatto la volta scorsa? Vale anche qui. Perché? Perché andare a prendere posizione nel momento in cui ci sono i primissimi segni di inversione, chiaramente ce lo si può permettere su una coin come Link, non di certo sulla coin numero 200 per capitalizzazione, perché altrimenti diventa davvero un azzardo. Mentre Link, che comunque si muove con fondamentali solidi, suscita trazione nel momento in cui si vede che riparte, perché comunque coinvolge molti trader, ha volumi elevati, è ben capitalizzata, ci si può
può permettere anche un azzardo di questo tipo. Come funziona? In questo modo abbiamo il primissimo segno che è proprio il low reclaim, oppure la rottura di un livello chiave. In questo caso il trading sopra i 57.000 sat, abbiamo capito. Allora io vado a osservare la zona dove potrebbe andare a trovare il suo higher low. Quale può essere? Allora abbiamo rotto, abbiamo detto, questa zona rossa, ok? Ma sotto c'è anche un'altra zona verde che può essere interessante dal punto di vista del placement di un entry. Perché? Perché comunque, se andiamo a vedere il movimento dell'ultimo momento, dell'ultimo periodo, al di là del suo vecchio high, che abbiamo capito dove si trova, ma andiamo a vedere più recentemente come si è mosso il prezzo. Si è mosso anche in quest'area, 47.000/52.000. Qua sopra c'è un po' di vuoto, c'è questo clusterino verde, non so se lo vedete, e in più ci sono degli spike di liquidità, quindi questo è un pool di liquidità interessante. Di fatto, facendo il riassunto di tutto quanto, se andiamo a muoverci qua sopra diventa interessante tutto questo come entry, e lo stop loss lo andiamo a mettere sotto i minimi. Perché massimo rendimento? Perché abbiamo lo stop placement migliore che ci sia. Io preferisco mille volte un costrutto di questo tipo dove possiamo mettere lo stop sotto i minimi rispetto a magari una prosecuzione così dove dobbiamo mettere lo stop sotto lo swing low precedente, perché ci sono molti più falsi movimenti, mentre i vecchi minimi, una volta costruiti, una volta consolidati, perché ricordiamoci che questo range è durato quasi un mese, è più difficile che diventino oggetto di falsi movimenti e falsi break, e pertanto si minimizza il rischio di posizione. Al contempo si va a massimizzare il potenziale rischio rendimento, perché comunque ho un entry molto vicino al minimo dove ho messo lo stop loss. Questa è la distanza tra il bottom dell'entry, cioè il punto medio poi è qui di fatto, e il minimo. Quindi per un trend follower, uno swing trade, secondo me è una posizione potenzialmente ideale. Quindi Chainlink è sicuramente nella mia watch list delle potenziali altcoin sulle quali andare a posizionarmi long nel caso in cui si verifichi quanto detto. Ve l'ho detto, la dominance sta configurando bene, questo mi invoglia a espormi potenzialmente di più sulle alt, e Chainlink secondo me potrebbe essere un ottimo spunto, un ottimo setup. Come sempre ricordo, non sono consigli finanziari, quindi non dovete farlo alla cieca solo perché ve lo dico io. Rifletteteci, fate le vostre ricerche, impostate la vostra strategia, io vi condivido tutto quello che vedo, come sempre a scopo educational. Allora, torniamo da voi. Nano sarà il futuro. Boh, oggi è il giorno in cui la brigata di Nano è saltata fuori, perché si sono tutti scaldati perché non ho citato Nano nel video dove ho scelto appunto 6 progetti, 6 coin da seguire nel 2021. Io purtroppo magari sono ignorante, anzi sicuramente sono ignorante, ma non sono un grande fan di Nano. Perché? Perché non lo vedo tanto adottato, non lo vedo tanto utilizzato, e io di solito, visto che comunque di mio non ho la curiosità tecnica di approfondire ogni singola coin che esiste, e non ce la faccio proprio per tempo, mi concentro in quanto investitore in primis comunque su quelle piattaforme, su quelle coin per le quali vedo un largo utilizzo. Qualcuno spesso mi ha chiesto anche, ma perché non hai scelto Cardano nelle 6 coin da proporre? È vero, è molto interessante Cardano, però caspita, se ne parla da 2 anni, forse anche di più, e non vedo risultati ancora. Cioè, chi usa Cardano? Quali piattaforme usano Cardano? Ho capito che adesso arriva lo sviluppo che introduce gli smart contract, introduce qua, introduce là, però caspita, io finché non vedo delle aziende, delle piattaforme che ci costruiscono sopra, sviluppatori che ci lavorano a progetti concreti, già fatti, già utilizzati, che cubano miliardi di dollari, come ad esempio fa Ethereum o anche altre, perché non c'è solo Ethereum, c'è anche la Binance Smart Chain, nel suo piccolo c'è Tron, anche se non sono un grande fan, comunque qualcosina c'è sopra, EOS anche lui non mi piace, ma qualcosina c'è sopra, e invece lì Polkadot ha delle, il confronto si può fare magari con Polkadot, che anche lui è in una fase ancora embrionale, però caspita, quanti progetti già stanno nascendo su Polkadot?
Polkadot. Che ecosistema c'è già su Polkadot? Caspita, mi sembra veramente che non ci sia paragone. Poi questa è la mia idea, non voglio ovviamente dire questa coin è bella, questa coin è brutta, non mi permetterei mai, è soltanto la mia idea. E per quanto riguarda Nano è lo stesso discorso, cioè io non lo vedo molto utilizzato. Doveva essere la moneta di scambio, la blockchain veloce, magari lo è, però se non la usa nessuno rimane un po' lì a marcire, diventa una ennesima coin speculativa. Non mi ispira, non ho altro da dire. Poi ovviamente sono aperto a confronto. Domande: ma il progetto Shitcoin qua come funziona? Funziona che adesso lunedì riparte, quindi state sul pezzo, mi raccomando. Ciao, ti seguo da un paio di mesi, visti un sacco dei tuoi vecchi video, sono stati molto utili, grazie mille. E io ringrazio te, mi fa veramente piacere. TikTok, TikTok, ci avviciniamo alla sentenza per Tether, chissà, siete curiosi anche voi, ma è successo qualcosa oggi? No, non si è detto niente, io mi aspettavo un non evento riguardo a Tether, perché ve l'ho detto, insomma, mi sembra che ci sia troppa food nell'aria, troppo scoraggiamento, troppa paura intorno a questa cosa. Io credo che i primi a dover essere spaventati dovrebbero essere il Binance di turno, l'OKX di turno, il chi è che la usa, il Coinbase di turno, anche lui ce l'ha mi pare, USDT, il BlockFi di turno, insomma non lo so, se non si spaventano loro non mi spavento neanch'io per primo. Poi non è che fossi un utilizzatore grande di USDT, vale il solito discorso, rischio esistente ma basso secondo me. Ciao Luca, grandissimo, cosa ne pensi del movimento di BTC degli ultimi giorni? E guarda, ne penso che adesso andiamo ad analizzare il grafico tra poco e vediamo tutti i livelli uno a uno, così facciamo un'analisi dettagliata ed esaustiva. Ma ho capito male io? Dal 2021 sarebbero dovuti essere solo 2 video a settimana? No, assolutamente no, ci mancherebbe, 5 video a settimana ormai, ho tutta la settimana per fare video e mi dite di farne 2? No. Ciao Luca, è la mia prima live, cosa ne pensi di Algo? Allora, innanzitutto benvenuto e dal punto di vista fondamentale non me ne intendo di Algo, non lo conosco bene, dico la verità, me ne avete già parlato in tanti quindi l'andrò ad approfondire, ce l'ho sulla lista, però non l'ho ancora fatto, mi sto orientando di più sulla DeFi al momento, sono più incuriosito su quello e quindi niente, ne parleremo magari in futuro, se ti interessa il grafico poi magari lo guardiamo. Ciao Luca, oggi non ho domande, devo ancora digerire le tue risposte, ma nell'attesa del live ti auguro buon weekend e io ti ringrazio e te lo auguro anche a te. Dump in diretta? Vediamo, magari assorbimento del dump in diretta. Ciao Luca, secondo te il movimento di oggi di BTC può essere legato ai rischi legali su USDT? Non lo so, guarda, lì si va proprio nella speculazione più selvaggia, non te lo saprei dire. Ciao Luca, ma Polkadot e le sue parachain potrebbero essere una buona alternativa ad Ether per quanto riguarda le gas fee? Assolutamente sì, come alternativa certamente, ma possono essere un ottimo affiancamento per Ether. Io credo molto in Polkadot per quello, cioè che potrebbe andare ad affiancare Ethereum per tante cose che magari vanno meglio altrove rispetto che su Ethereum e comunque senza lasciar fuori il mondo Ethereum, perché l'interoperabilità in Polkadot c'è e quindi io credo assolutamente di sì, ma non la vedo come una competizione malsana del tipo che uno sconfigge l'altro, una competizione sana dove entrambe le piattaforme coesistono, convivono e si aiutano a vicenda a funzionare per il meglio. Chi poi dovrà scegliere una caratteristica rispetto a un'altra sceglierà Polkadot e viceversa sceglierà Ethereum. Alla fine è bello quello, la diversità. Ciao Luca, quali pensi che siano le differenze tra la Binance Smart Chain ed Ethereum, tralasciando il costo delle transazioni? Ma guarda, la Binance Smart Chain è più centralizzata perché di fatto la velocità e il basso costo è dovuto al fatto che ci sono pochi nodi, è un algoritmo che vede alcuni nodi validatori che vengono in qualche modo votati, ma buona parte sono sotto il controllo di Binance, quindi quello. E poi per il resto la Binance Smart Chain dalla sua però ha il fatto di essere costruita, se non erro, sul framework di Atom che ha come base anche lui l'interoperabilità e quindi quello è sicuramente un grosso vantaggio. Double top? Ma più che double top è un lower high di fatto. Ciao Luca, un'occhiata all'oro? Ma sì, andiamocela a dare, ultimamente è capitato più volte di dare un occhio all'oro e quindi andiamola a fare anche oggi. L'oro è un po' deboluccio,
vedete, ha perso questo livello qua, 1860, che avevamo evidenziato anche in passato come livello di supporto, nato proprio da qui. Poi sopra c'era 1926, ci sono stati due falsi break da questo livello, vedete, esauriti immediatamente. Cioè anche su questi mercati ci sono i falsi movimenti, è difficile a volte gestirli. E pertanto, come vedete, avevamo il ritracciamento in essere, poi abbiamo avuto un breakdown, un po' di lateralità, falso movimento e poi il breakdown, un riassorbimento, quindi questo era un potenziale bottom longabile teoricamente, perché il reclaim di un vecchio livello perso è di per sé un setup long in un comunque in un macro che rimane bullish. Dopodiché abbiamo avuto un altro falso break con dump e adesso abbiamo perso anche 1860. Non lo so, sono curioso di vedere se andiamo a fare un altro blocco, quindi un altro movimento di questo tipo, e allora poi sarà curioso vedere da che parte lo rompiamo, oppure se anche questo sarà, scusate, così, un falso movimento e rientreremo subito. In entrambi i casi ci sono dei setup possibili. In questo caso il setup di nuovo di reclaim è un setup long, mentre se lateralizziamo e poi rompiamo da una parte, c'è il setup direzionale dalla parte verso cui rompiamo. Ho cancellato il volume profile, non volevo. Comunque questo è, io non sono un grande fan del trading sull'oro, lo preferisco come asset da detenere e basta. Comunque è in ritracciamento, nient'altro da dire. C'è da vedere un po' appunto come reagisce di nuovo a questi livelli e, ripeto, i segnali bullish sono i reclaim di queste due resistenze qua. Solita storia, insomma. I setup alla fine sono sempre quelli. Ritorniamo su BTC, che lo voglio avere sott'occhio, che porta bene, e andiamo avanti con noi. Ciao Luca, cosa ne pensi dei pattern armonici? Non li ho mai utilizzati, sai, perché non lo so, non fanno parte del mio stile. Io, come vedete, non uso molto della particolare complessità nel trading, mi baso molto sulla price action e basta. Vado ad aprire dei setup relativamente semplici e mi baso di più sul risk management, quindi sulla gestione complessiva delle posizioni, rispetto che andare a impazzire a trovare il setup particolare, il pattern di un tipo, l'onda di Elliott, l'oscillatore. Molto, la tengo molto terra terra, molto semplice. E ovviamente è il mio stile, non è la verità assoluta. Come sempre, il trading è soggettivo, secondo me. Ciao Luca, potresti guardare il grafico CHSB BTC? Che è CHSB? BTC? Swissborg? Che roba è? Allora, vediamolo su KuCoin. Ne ho già sentito parlare anche di sta piattaforma, sempre da voi, mi sa. Allora, il grafico di per sé, andiamo a vedere il settimanale, perché è un po' irregolare, un pelino irregolare. Ha avuto questo pump smisurato che l'ha portato fino a 1400 sat qua in alto. Andiamo a delineare qualche resistenza. Tac. Abbiamo fatto un doppio massimo, questo sì che è un doppio massimo, sul settimanale, e poi abbiamo rotto a ribasso quest'altra zona che in realtà, vabbè, segniamole tutte e due, è un'area che era l'area di supporto durante questa fase di top. Abbiamo ritracciato, siamo arrivati fino a 478-500 circa, che è il supporto principale, e poi ha ricominciato a salire un attimino, ha trovato resistenza a 1050 e ha ritracciato di nuovo. È rimasto su un cluster che ha sostenuto per ora il movimento, cluster nato da questa candela, e adesso possiamo andare a vedere il daily. Allora, il daily di nuovo si sta appoggiando su questo cluster, quindi in sostanza si potrebbe tranquillamente dire che se questo cluster viene perso non ci interessa più di tanto, altrimenti se andiamo a riconquistare qualcuno di questi livelli ridiventa interessante, in particolare con target poi il massimo locale. Quindi il primo setup che vedo possibile è quello di rientro in questa zona,
trasformazione di questa in un entry area, quindi andare ad approcciare questa puntando il massimo locale. Questo è un trade potenzialmente interessante, però ripeto, mi sembra una coin poco liquida e poco regolare, quindi non credo che l'andrei a seguire più di tanto. Tra l'altro non è neanche sugli exchange principali, ho visto. Non lo so, boh, io penso che lato trading davvero ci sia di meglio. Poi non so se qualcuno ci ha affezionato per qualche motivo, ma ripeto, mi sembra un po' poco liquida, un po' irregolare. Torniamo a noi. Ciao Luca, eccoci gasati ai massimi come sempre. Che ne pensi? Fase di accumulo per BTC e potenziale alt season? Allora, io una cosa che incentivo sempre a non dare per scontata è la correlazione, per forza di cose, tra fase laterale Bitcoin e alt season, perché non è affatto detto, ok? Sono due cose che vivono in maniera indipendente. È vero, a volte succede che quando Bitcoin lateralizza le altcoin danno il meglio di sé, però insomma, bisogna osservare la dominance e le altcoin stesse per andare a trovare gli spunti operativi. Non banalmente dire, bene, adesso Bitcoin ha pompato, si è fermato un attimo, allora sicuramente mi fiondo sulle altcoin e guadagnerò. Questo è un voler prevedere, no? Ed è sempre un errore prevedere. Quindi, analisi della dominance, in particolare con gli accorgimenti che abbiamo visto 100.000 volte, quindi fare una trend analysis della Bitcoin dominance veramente banale, quindi medie mobili, un semplici high-low, quello che ci dice il grafico. In questo caso il grafico mi dice che il trend sta potenzialmente invertendo, perché la dominance ha rotto a ribasso la sua EMA 30. Adesso poi le due medie si andranno a incrociare a ribasso, sarà lo step successivo, e quello mi darà anche la voglia di espormi un po' di più. Io tendenzialmente mi espongo sempre poco a prescindere sulle altcoin, quindi anche nella peggio alt season io non vado mai oltre al 10% di esposizione del mio portafoglio speculativo sulle altcoin. Questo perché? Perché sono atrocemente volatili. Anche nei più forti trend, quindi con la dominance che dumpa, improvvisamente potrebbe succedere, pac, che una candela verde te la piazza. Il problema è che durante un forte trend delle altcoin, il movimento opposto di solito è una di quelle sprangate che la metà basta. Vale in tutte e due le direzioni, perché se vi ricordate il giorno in cui ha stampato questa candela rossa la dominance, le altcoin contro Bitcoin hanno fatto in media un più 20 e qualcosa per cento. Ma lo stesso vale ovviamente all'inverso, quindi attenzione a fare le cose ciecamente. Insomma, prima cosa, darsi una regola sull'esposizione, secondo me è importantissimo. Il money management è fondamentale per questo, perché andiamo a limitare la potenziale volatilità del nostro portafoglio. Un portafoglio totalmente esposto in altcoin, o in gran parte esposto in altcoin, si espone veramente a una potenziale volatilità pazzesca, che è difficile poi da tenere sotto controllo, perché un giorno hai più 30%, il giorno dopo meno 20, non riesci più veramente a tenere un equilibrio, e quindi questa cosa a me mette a disagio, perché io sono abbastanza maniaco del controllo dal punto di vista del mio portafoglio, e quindi tendo a espormi il meno possibile. Già le cripto sono un asset volatile di loro, le altcoin sono proprio la punta dell'iceberg. Quanto mi espongo? Beh, io ho diviso in qualche gradino, qualche step, sempre di più, quindi 0,2%, oppure 0,3%, 3,6%, 6,9%, supponiamo, semplificandolo, e ogni gradino me lo dà la dominance che crossa a ribasso, la EMA 30, le due EMA che crossano a ribasso, e poi la dominance che crossa a ribasso la EMA 100, e poi volendo c'è anche la EMA 30 che crossa a ribasso la EMA 100. Sono tutti segni sempre più ritardatari di trend, ma sempre più confermativi, e quindi in sostanza in base a quello io decido quanto espormi. Ma l'altcoin la scelgo andando a vedere il suo grafico contro Bitcoin, perché è quello che poi mi dice l'entry, lo stop loss e il take profit, che sono importantissimi. Non posso entrare alla cieca in un altcoin perché mi sembra bella o mi sembra interessante. No, voglio un grafico come Dio comanda, e quindi vado a scegliermi il grafico una volta che ho deciso l'esposizione, e poi prendo le posizioni. È un processo un po' lungo e noioso, ma funzionale, perché in questo modo ottimizzo la mia esposizione e gestisco il mio portafoglio in maniera più, come dire, diretta. Ecco, mi sembra di averne di più il controllo.
Ciao Luca, puoi analizzare il grafico di Synthetix? Assolutamente sì, magari qualche accenno ai fondamentali. Guarda, è un progetto assurdo Synthetix. Penso che accenno, fa anche fare solo un accenno, staremo qua mezz'ora. Avevo fatto un video tempo fa, ne avevamo parlato una vita fa, davvero. Se ti va di andarci a dare un'occhiata, lo trovi sul mio canale. E fondamentalmente, che cos'è? Lo dico in breve, è una piattaforma DeFi che permette di creare asset sintetici. Cosa vuol dire? Vuol dire che mimano il prezzo di altri asset, può essere un'altra cripto, può essere l'oro, può essere una valuta. Qualsiasi asset può essere creato in maniera sintetica tramite appunto questo protocollo. Cosa serve? Serve liquidità che collateralizzi tutto questo paniere di protocolli e serve ovviamente un feed di prezzo che mi dica quanto vale ognuno di questi asset. Il feed di prezzo me lo dà un oracolo, il pool di liquidità me lo danno coloro che fanno staking del token SNX, che è il token il cuore della piattaforma. Facendo staking dell'SNX, tu vai a dare liquidità alla piattaforma, permetti quindi la creazione, il minting si chiama, di asset sintetici, tra cui il più semplice è SUSD, che è la stablecoin di Synthetix, ma attenzione, contrai anche una parte di debito. È importante capire questo, perché altrimenti uno va alla cieca a fare staking di SNX senza capirne il perché. Attenzione che dà delle reward molto alte, ma c'è anche un rischio, perché Synthetix è anche una piattaforma di trading di questi asset sintetici e quindi in sostanza voi dovete immaginarlo come un gigantesco exchange dove tutti ne facciamo parte, anche chi fa staking di SNX, e quando qualcuno guadagna tutti gli altri si distribuiscono un po' la perdita. Cosa vuol dire? Vuol dire che se qualcuno ha acquistato, per dire, Bitcoin, il sintetico di Bitcoin long, Bitcoin è salito di prezzo, lui ci ha guadagnato. Se tutti gli altri, supponiamo ipoteticamente, avessero SUSD, loro comunque ci avrebbero perso qualcosa perché il suo guadagno diventa parte del nostro debito. Quindi prima di invertire la posizione, quindi andare a chiudere lo staking e fare il redeem degli SNX più la reward, dobbiamo sanare il debito. Lo so, è complicato, ma è interessante, è veramente una delle piattaforme più interessanti in assoluto. Andiamo a vedere il grafico, che così non vi annoio oltre. Potremmo fare un video magari un po' più specifico sullo staking di Synthetix, se vi dovesse interessare, perché no? Allora, il token, questo è un grafico che non gli rende giustizia, andiamone a vedere uno un po' più lungo, sempre da KuCoin. È veramente ben messo questo grafico, perché guardate, abbiamo guardato giusto nello scorso live, secondo me, perché mi ricordo che è fresca questa analisi, e avevamo individuato in rosso ancora, quindi no, magari è della settimana scorsa. Perché se è ancora rossa vuol dire che era una resistenza, ma adesso è già da tingere di verde perché questo cluster di prezzo che va tra i 34.000 e i 36.000 sat era, vedete, un'area che fungeva appunto da resistenza per il prezzo di Synthetix perché l'avevamo testato un paio di volte. Adesso lo abbiamo vinto, quindi è diventato in sostanza un pool di sostegno, un supporto, una liquidità in supporto, in domanda, e pertanto potenzialmente è già un entry area e l'entry area potrebbe andare, vabbè, ce n'è una prima semplicemente qua, una seconda che potrebbe andare, in realtà si potrebbe estendere anche fino alla shadow, però non lo so, essendo KuCoin, le shadow già mi fido un po' meno perché è un exchange meno liquido. La seconda area si potrebbe estendere addirittura fino a questa zona. Perché vedete, il range di fatto nel quale ha compresso prima di andare a esplodere terminava 30.400, quindi volendo è estendibile fin qui. Tutta questa è una potenziale entry area con stop loss, anche qua da decidere perché abbiamo uno spunto qui per lo stop loss, un altro qua oppure qua in queste zone, o altrimenti abbiamo il minimo assoluto. Però sinceramente io questo forse lo escluderei visto che abbiamo fatto un range molto duraturo qua dentro, e si potrebbe utilizzare il minimo locale, quindi la zona 23.000 questa, e dire se la candela giornaliera chiude qua sotto per evitare dei falsi stop, vado a chiudere la posizione.
posizione, questo è uno swing trade abbastanza interessante secondo me. Synthetix è un altro, anziché la top 6 avessi dovuto fare la top 10, beh, Chainlink ci sarebbe finito dentro e Synthetix anche, ve lo dico già, quindi saremmo già 8. Dobbiamo trovare le ultime due, aiutatemi voi, dai, fate qualche proposta, ditemi quali potrebbero essere altre due coin da includere in un'ipotetica top 10 per il 2021. Ciao Luca, sto valutando l'acquisto di un hardware wallet, tra tutti sono indirizzato al Trezor Model T, in quanto oltre alla funzione wallet trovo interessanti le funzioni di password management e autenticazione a due fattori. Cosa ne pensi? Guarda, mi trovo benissimo io lo utilizzo, guarda, quasi solo per quello. Questo Trezor ne ho uno apposta per farlo per utilizzarlo come password manager e ti dico, è fantastico. L'unica rottura di scatole, sai qual è? È se per qualche motivo ti si guasta, lo perdi, tu hai, è vero, hai il seed, ma sei costretto a comprare un altro Trezor, perché altrimenti non riesci a decriptare le tue password, quindi questa è un po' una rottura di scatole. Però assolutamente promosso per quanto mi riguarda, sia come wallet che come password manager, ma alla fine io credo che tra quelli lì che sono quelli principi più popolari di hardware wallet ci sia veramente un livello molto alto in tutti, penso così io. Dove posso informarmi sulla questione di Tether? Mi ha un po' preoccupato questa questione, non ho ancora capito se è solo food o c'è qualcosa di concreto. Guarda, aspetta, se hai un secondo ti condivido un articolo, aspetta che te lo vado a prendere, sto scrollando qui in quelli che ho salvato su Telegram, tac. Allora, guarda, ve lo condivido anche a tutti, adesso ho fatto copia e incolla, tac. In sostanza questo è un riassunto un po' di tutta la situazione fino ad adesso spiegata semplicissima. In sostanza il 15 di gennaio, cioè oggi in teoria, era la scadenza per cui la iFinex, che è l'azienda che poi c'è un po' dietro tutto questo, doveva presentare la documentazione al procuratore di New York, mi pare che sia, che gli aveva fatto, non so se causa direttamente o mosso delle accuse comunque di non trasparenza. Vi condivido qua nella chat il link a questo articolo perché potrebbe magari interessarvi. Eccovelo qua. Continuiamo. Ciao Luca, scusa, off topic, ma io sto meditando di entrare short sui mercati azionari. Assolutamente off topic, ma io starei molto attento a shortare l'azionario in generale perché, mamma mia, è in bollissima l'azionario, ma non lo so, shortarlo a me fa veramente sempre paura perché è sempre pompato, quindi io lo shorto solo in piccola parte per copertura e in rare occasioni, altrimenti piuttosto nei momenti di particolare bolla preferisco o spostarmi su posizioni più caute, tipo le cosiddette value stocks, quelle classiche, no? Che soffrono meno la volatilità e fanno crescite meno aggressive e dump meno aggressivi, o magari spostarmi un po' di più in liquidità. Ma caspita, shortarle è una mossa, insomma, visto che il mercato azionario tendenzialmente è molto spesso in rialzo, shortarle diventa veramente aggressivo. Cosa ne pensi di Doge, volevi dire? Se è Doge, fantastica, la mia coin preferita. No, scherzo, è una meme coin. Doge non la conosco. Ciao grandissimo, hai già fatto un video per principianti in cui spieghi come coprire una posizione spot? Non lo so, sai che non lo so. Avevo fatto una puntata di Trading Consapevole dove parlavo, mi pare, del ledging. Andiamo a vedere, aspetta, fammi vedere un attimo. Se tu vai sul mio canale e vai a vedere le playlist, guarda, in realtà c'era già qua sotto, playlist Trading Consapevole, eccola. In sostanza qua, vabbè, a parte che vi consiglio di darci un occhio perché è un corso di trading gratuito, una di queste era sull'hedging, dov'è? Strategie di hedging, eccola. Questa qua, secondo me qualche cenno l'avevo fatto, quindi che dire, mi sento di consigliarvelo, davvero, è un po' una rottura di scatole perché è lungo, però ne vale la pena, sono nozioni importanti, ve lo condivido. Ma qualcuno sa quando accreditano il bonus di BlockFi che promuovevano a ottobre? Allora, quando è che era? Non mi ricordo, ma c'era scritto nelle condizioni, non mi ricordo proprio. Prima su Telegram ha individuato come segnale di ingresso short la chiusura di una candela 4 ore sotto i 36k. Qual è stato il ragionamento? Benissimo, a fagiolo, andiamo a vedere i grafici e discutiamone. Allora, tac.
Ho sbagliato finestra, ok, ora ci siamo. Allora, partiamo da Bitcoin e vi spiego subito qual è stato il ragionamento. Io al momento sono, partiamo da questo presupposto, 100% long, spot long, ovvero io possiedo BTC. Questa è la mia posizione di partenza. Di conseguenza, la mia assoluta priorità, soprattutto, è coprire il quanto prima possibile, ovviamente un po' alla volta, non è che il primo short che faccio copro tutto, ma comunque iniziare a coprire la mia posizione nel caso in cui saltano fuori dei potenziali segnali di inversione. Ok, questo è il titolo, no, di questo tema, nel senso è il concetto da tenere in considerazione per andare a valutare i ragionamenti che faccio. Sono applicati alla mia situazione. Non farei mai uno short nudo, questo sia chiaro. Io andrei a shortare proprio per coprire la mia posizione spot long. Perché? Perché appunto il mercato è iperesteso. Questo è chiaro, è evidente. Secondo me deve ancora ritracciare come si deve, lo farà prima o poi, non si sa quando, perché per quanto mi riguarda domani potrebbe schizzare a 50.000, ma io credo fortemente che prima o poi ritracceremo in maniera profonda, in maniera importante. Lo so, è un parere impopolare, antipatico, ma io mi sto preparando a questo scenario e al momento non sono affatto preparato, perché sono 100% spot long, quindi se domani fa un meno 30%, io mi becco una legnata sulla fronte importante. Non voglio che accada, ok? Voglio coprirmi per quello. Quindi, quale può essere un primo setup long? Nel momento in cui il mercato è bullish, non ci sono segni di inversione, non c'è niente di niente, non ci sono setup di inversione, setup short. E pertanto è inutile voler forzare la mano e entrare short quando non c'è nessun segno di inversione di struttura. Il primo segno di inversione di struttura può essere o una lateralità, quindi una situazione come questa che va in laterale, a cui segue un breakdown dal range, perché altrimenti non è un'inversione di struttura, è solo una lateralità che può essere anche accumulativa. Altrimenti, l'altra possibilità è quella di fare un low, un lower high e un lower low. Questa è un'altra struttura inversa a quella precedente. Non vuol dire che siamo in bear market, sia chiaro, voglio puntualizzare anche queste cose. Non vuol dire che siamo in bear market, che abbiamo perso il bias bullish, perché quello, caspita, rimane. Dopo una salita del genere, per parlare di bear market ce ne vuole, ok? Dovremmo quantomeno andare a perdere i 20.000 per parlare di bear market. Fino ad allora si parla di ritracciamento, si parla di correzione, cosa assolutamente organica e giusta, anzi buona, meglio che ci sia un ritracciamento. Perché? Perché più continuiamo a galoppare verso l'alto, più i rischi si vanno ad accumulare uno sopra l'altro, diventa difficile andare a cercare posizioni long, diventa difficile andare a mediare il prezzo a ribasso per chi fa l'investitore, diventa tutto molto difficile e ci esponiamo veramente a un rischio di scoppio di bolla locale, no? Nel senso che quello che è accaduto nel 2017 potrebbe tranquillamente riaccadere. Sicuramente andremo a tracciare poi un minimo più alto perché Bitcoin è maturato, perché c'è molto più capitale e siamo tutti convinti di questo, io per primo. Però le estensioni paraboliche fanno sempre una dannatissima paura. Pertanto io sono, a me non piacciono, ok? Io spero sempre che ritraccino e che lasciano respirare il prezzo per poter poi portare avanti, sì, un bel bull market, ma più organico, senza dei per 2, senza dei per 10 nel giro di poco tempo, perché sennò poi ne paghiamo davvero lo scotto. Quindi questa è un po' la condizione sulla quale baso la ricerca degli scenari che faccio. Io non sto cercando ovviamente delle altre posizioni long da andare a comporre al mio spot long che già è bello sostanzioso, ma sto cercando la copertura. Al momento che cosa sta succedendo? Allora, al momento il primo livello chiave da tenere in considerazione, l'abbiamo detto, è questo cluster giornaliero. Sul time frame giornaliero, come vedete, tutto questo qui potete dimenticarvelo perché intraday non esiste. Abbiamo
questa zona di range low che però è recente, e poi abbiamo questo potenziale lower high che anche questo è recente, è di oggi addirittura. Quindi il primo livello chiave noto da un bel po', noto da più di una settimana, è questo cluster 32-33.000, di cui ormai vi ho, credo, riempito le scatole a sufficienza. Questo livello è una base solida al momento perché funge da pool di domanda, l'ha fatto ben tre volte con convinzione e decisione. Questo, se viene perso, è un sintomo abbastanza importante di inversione di struttura, perché andrebbe a far coesistere due cose di per sé molto rilevanti. La prima è la perdita del cluster stesso, quindi questa zona qua. La seconda è il fare il lower low che tanto temevamo, ok? Se adesso andiamo a fare un lower low, confermiamo anche il lower high e di fatto confermiamo l'inversione di struttura. Questo è importante da capire. Quindi abbiamo il primo potenziale setup short sul breve che è in controtendenza col bias di lungo periodo. Da lì il discorso è buono come copertura, non è buono come short nudo, perché se facciamo uno short nudo ci assumiamo dei rischi notevoli, perché andiamo contro il bias macro, contro il mercato di lungo periodo, contro il trend di lungo periodo. Ma se noi siamo già posizionati lungo il trend di lungo periodo e cerchiamo una copertura per evitare la sovraesposizione in una fase palesemente iperestesa, allora ci può assolutamente stare. Spero di essere stato eloquente per quanto riguarda il ragionamento. Quindi io però adesso ho parlato di perdita di questo cluster. Come mai io dicevo che il mio segnale short potrebbe già essere qui? Perché è un segnale più aggressivo. In questo caso si va a parlare di intraday. Se noi andiamo sulle 4 ore, guardate, nasce un nuovo livello importante, che è proprio questo clusterino qua, 37, 37 e mezzo, ok? 37.000, 37.500. Questo clusterino di prezzo è nato durante la fase terminale dell'uptrend, si è perpetuato come pool di domanda in queste due occasioni, di nuovo qui con tentativo di dump, poi è stato di fatto rotto a ribasso, abbiamo tentato di attaccarlo dal basso, in realtà si potrebbe estendere fino a questo livello 36.500, perché gli attacchi sono arrivati fin lì. Poi è stato rotto di nuovo a rialzo con questo tac tac low higher low rottura. Quindi questo era un setup abbastanza bullish, tant'è che era allungabile, ne avevamo anche parlato, che era allungabile da qui a qui, volendo. In realtà il target era proprio qua in alto, non c'è arrivato, però poi quando c'è stato il primo segnale di nuova inversione, si poteva tranquillamente chiudere la posizione, ma sono trade questi che io non compio mai, perché lo sapete, non opero sull'intraday, il rischio diventa ancora più alto lì sopra. Al momento, vedete, abbiamo avuto un'altra conferma con un cluster nel cluster addirittura, e poi è stato perso da una candela con volumi abbastanza importanti. Il follow up della candela attuale è un follow up di domanda, però volendo questo dalla parte di una persona che sta cercando lo short è già un primo setup short. Quindi esempio, se io, come dicevo, sono esposto 100% long, sto puntando al primo segnale di inversione di struttura a coprire, supponiamo, il 10% della mia posizione spot con uno short, immaginatevelo in un altro modo, di fare un take profit del 10% della mia posizione, posso, anziché aspettare che vada a invertire la struttura qui sotto, farlo un po' in anticipo, quindi ad esempio un 5% già ora e poi un 5% ulteriore dopo, e poi man mano che il trend, la correzione si fa più violenta, eventualmente si va a comporre lo short. L'obiettivo deve essere che alla fine io ho più Bitcoin che all'inizio, questo misura il successo della mia copertura. Pertanto, in soldoni, primo setup short è il retest adesso di quest'area, da qua addirittura a qua, volendo, potrebbe essere tutto un entry frazionabile, dipende ovviamente dal size che uno ci vuole mettere. Chiaramente, essendo una fase così prematura, ripeto, non c'è stata di fatto la perdita della struttura, c'è stato solo questo segnale di potenziale inversione sulle 4 ore, ma di fatto questa è ancora una triangolazione,
quindi di perdita di struttura non ce n'è. Ci basiamo sul fatto che un cluster importante è stato perso a ribasso dopo una ripresa e dopo un potenziale lower high, quindi qualche segnale c'è, però ripeto è molto molto aggressivo, quindi io lo seguo questo setup, ma solo perché voglio coprirmi il prima possibile, ok? Questa è la motivazione. Andare a distribuire l'entry in quest'area è finalizzato a mediare a rialzo il più possibile il prezzo di carico, lo stop lo si mette sopra i massimi ed è esattamente, no, il setup che abbiamo visto prima su Link, era, mi pare, sì, quello che ho detto, massimo rendimento possibile, esattamente specchiato al contrario, perché se su Link andavamo a allungare vicino al bottom, al primo segno di reclaim del livello chiave, qua stiamo facendo l'opposto, addirittura sull'intraday, quindi ancora più violento, però con un rendimento potenziale ancora più alto. Quindi sicuramente esposizione limitata, vista tutta questa aggressività, ma abbiamo un rapporto rischio-rendimento molto importante, perché posizionandoci qui, se poi andiamo di fatto a invertire la struttura, siamo in tempo per andare a incrementare il size del nostro short, però abbiamo già nel frattempo un bel gain dato da questo movimento qui, con uno stop, una distanza dallo stop, che se solo consideriamo il cluster è questa, se consideriamo tutta questa zona che ha come punto medio qui, vedete che è ancora più bassa, quindi andiamo a ottimizzare il rapporto rischio-rendimento a fronte di un maggior rischio di posizione. Ok, questa è la cosa da capire. In base alla gestione di questi rischi, a quanto ci vogliamo esporre personalmente, dobbiamo decidere che size ci metto, ce lo metto, non ce lo metto, dipende tutto da come vogliamo operare. Il mio obiettivo è 5% di copertura già su questa situazione, restante 5% sulla chiusura giornaliera. Ok, questi sono i miei due obiettivi. E pertanto basta, questa è la situazione. L'invalidazione di questo setup è dato dal lower high, cioè se andiamo a invalidare appunto il lower high andando a muoverci più in alto, vuol dire che di fatto ho sbagliato e devo chiudere la posizione, o in questo caso chiudere appunto la parte di short anticipatrice. Questo è quanto, veramente è semplice come grafico da leggere. Per chi vuole invece rimanere più cauto, più tranquillo, si tenga in considerazione questo cluster qui, che se viene perso è un segnale molto forte in questo caso, perché guardate, abbiamo il lower high, abbiamo un movimento che potrebbe anche continuare, se poi lo perdiamo a ribasso, caspita, è un segnale abbastanza forte. Per chi non volesse shortare, chi vuole aspettare tutto quanto, un primo segnale al contrario di long, visto che il macro è long, qualcuno magari vuole andare lungo trend, è il reclaim dello stesso cluster, quando e se lo perderemo. Se poi andremo più in basso e andremo a scomodare altri livelli di prezzo, il secondo sul daily è questo in zona 26.000, chiaramente ci aggiorneremo, ma il ragionamento, le logiche sono sempre quelle, ok? Livelli di prezzo, perdita, eventuale reclaim, come ci comportiamo, che struttura formiamo, dove sono i massimi e i minimi, è molto molto semplice alla fine. Andiamo a vedere adesso Ethereum, perché è l'altra posizione che ho aperta, tac, che non cambia nulla dalle ultime analisi che abbiamo fatto. È in lateralità in questa zona qua, in schiacciata tra la resistenza principale 0.0335 e questo pool di supporto 0.03 e dintorni. Il quadro è ancora estremamente bullish, vi ricordo, perché comunque abbiamo la domanda ha respinto in questa zona, che è una zona chiave per definire il bias, ha respinto molto bene, sta formando una sorta di testa e spalle, chiamiamolo come vogliamo, che a sua volta è incluso in un altro gigantesco testa e spalle. Qualcuno mi ha fatto notare questa cosa, io non sono un grande fan dei pattern, però è innegabile che qualora andassimo a rompere quest'area, qua sopra c'è il vuoto e andremo a mirare, a puntare dritti a 0.0554. Molto interessante Ethereum, ripeto, insomma, vale la pena considerarlo. E se non avessi preso posizione, io ho preso posizione qua,
E volevo comporla in parte qui e in parte qui, ma alla fine sono stato avido e qui ho aspettato, perché ho detto tanto ce l'ho già, compongo solo qua sotto in caso di flash dump e me la sono persa. Vabbè, mea culpa, nel senso io comunque avevo segnalato da subito entrambi i livelli, come interessanti e come potenziali setup long. Il prossimo setup long è il reclaim di questa resistenza, 0.0335, quindi tac. Tac e via, altro setup long con primo target proprio quest'area. Poi superata quest'area, veramente c'è uno spazio infinito. Amici, 1 ora e 02, che dire, io vi ho asciugato a sufficienza, secondo me. Abbiamo toccato un sacco di argomenti, vi ho mostrato un po' di, come dire, possibilità di copertura, un po' di scenari, cosa sto seguendo io, l'intraday e il non intraday, quindi più e meno aggressivo. Spero di avervi dato qualche spunto di riflessione con esempi concreti, chiaramente, se no diventa tutto una roba astratta e poco utile. Vi ricordo, che potete seguirmi da poco anche su Instagram, ve lo scillo sempre, anche se ormai immagino che lo saprete, ancora dai un paio di... Tra l'altro, dai, fatemi arrivare a 3.000, fatemi sto regalo, poi non ve lo scillo più, lo giuro, dove condivido delle piccole pillole di Bitcoin adatte a tutti, senza particolari tecnicismi. E noi in live ci rivediamo di nuovo lunedì, saranno sempre tre i live, lunedì, mercoledì e venerdì, ma il mercoledì alle 19, quindi mi raccomando... Ricordatevi che non è più alle 21 ma è alle 19 perché ho visto che più persone riescono a partecipare ed è quello che voglio io alla fine, darvi disponibilità a tutti sempre di più dei miei contenuti nella maniera migliore possibile. Amici, di nuovo, grazie per avermi seguito, grazie per le domande, grazie per tutto. Ci vediamo lunedì, passate un buon weekend e occhio a Bitcoin che potrebbe dampare, quindi attenzione, proteggersi sempre, sempre cauti. Buona serata!